UMOB project has been co-funded from the LIFE programme of the European Union. Sicuramente un piano efficace non può essere fatto da un singolo ente, ci vuole la collaborazione con le società di trasporto e poi anche informare gli studenti dipendenti, non basta fare un buon piano sulla carta. Abbiamo fatto una ciclofficina disponibile sia per i dipendenti dell'università sia per gli studenti. Diamo in comodato gratuito a tutti gli studenti in Erasmus una bicicletta quando vengono a Brescia. I nostri studenti hanno gratuitamente la tessera per Bicimia, è l'università che garantisce la cauzione agli studenti. E poi abbiamo la scontistica per i trasporti. Abbiamo questa metropolitana leggera automatica, quindi un mezzo innovativo, che collega tutte le nostre sedi con la stazione ferroviaria. Gli studenti si attivano. Ogni anno a settembre, per tradizione, abbiamo questa manifestazione. E gli studenti mi propongono un'iniziativa. Certi anni abbiamo fatto i concerti, l'ultimo anno abbiamo fatto la caccia al tesoro, una volta la biciclettata, una volta anche la color mobility, soprattutto finalizzate alla montema della mobilità. Avremo una postazione di ricarica, anzi due postazioni, per la ricarica di biciclette elettriche, monopattini elettrici, eccetera. E poi ci sarà nel nostro parcheggio una postazione per la ricarica del veicolo elettrico degli studenti, naturalmente gratuita. La mobilità sostenibile è una delle linee di fondo del nostro programma strategico triennale. Già da anni, grazie soprattutto all'azione del Mobility Manager, influiamo in maniera non banale sulla mobilità urbana. E siamo orientati a far sì che sempre di più i nostri utenti si muovano con i mezzi di trasporto pubblici e con i mezzi di trasporto non motorizzati. UMOB project has been co-funded from the LIFE program of the European Union.